Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul canale di Lubai. Allora ragazzi, ho visto che state apprezzando tantissimo i nostri video challenge e dato che appunto vi stanno piacendo tantissimo, abbiamo deciso di proporvi un altro challenge. Mukbang challenge, ragazzi. Duval. Allora, partiamo dal presupposto che a Brindisi è quasi impossibile trovare un locale disgustoso. Dalle recensioni sembra qua che siamo meglio di Napoli. Stranamente. Stiamo facendo il video la peggiore pizzeria di Brindisi, date le recensioni, perlomeno quelle di Just Eat. Raga, trovare qualcosa sotto le 4 stelle è impossibile. Ma in realtà appunto ha 4,40 su 6, però ha delle recensioni un po' tipo ordinato Salvatore il 13 di febbraio, ordinato pizza porcini e tartufo, pizza senza porcini e senza tartufo, complimenti veramente. E io direi di ordinare la pizza porcini e tartufo, ragazzi, o no? A me non piace. Ma è una gioia. Poi appunto, Ilaria, due volte su due ritardo di più di 49 minuti. Poi 49 minuti metti di circa 50 minuti. No? Cioè, sì, vabbè. La cosa peggiore è che scrivono che il rider è partito ma la pizza è ancora in forno. Cliente perso. Valentina, ordine è arrivato con estremo ritardo, 1 ora e 15 minuti. E sebbene fossero state comunicate delle modifiche alle pizze, non sono state effettuate come invece confermato telefonicamente. Scorretti evitatili. 1 ora e 45 minuti di ritardo per poi mangiare delle pizze terribili e per giunta fredde. Esperienza da non rifare. Ordine mai arrivato, Luigi, nonostante sull'app avessero confermato la consegna. Non ero io, non ero io. Questo qua, pizze vomitevoli. Pizza con Nicola, pizza con ingredienti non di prima scelta, chiesta esplicitamente una buona cottura, ma la richieda non è stata soddisfatta, la richiesta sarà. Oltre un'ora di ritardo, insomma, prima e ultima volta, quindi... Allora, diciamo che è la pizzeria che fa al caso nostro, esatto. È la peggiore di Brindisi, quindi se arriveranno... Per lo meno sull'app. Se arriveranno pizze buone non è colpa nostra, non però... Non facciamo il nome, però, ovviamente. Diciamo che non rischiamo di prenderci lo scolo, la clamidia e chi più ne ha più ne metta, la salmonellosi, la leptospirosi e vabbè. Tutto. È tutto. E quindi diciamo che ordiniamo? Ordiniamo. Cosa ordiniamo di buono? Voglio questa, allora, pomodoro, mozzarella, scolo, clamidia, gonorrea, crudo e mais. Allora, io direi di andare abbastanza sul semplice, o vuoi provare... E che questa è noiosa, che se no io avrei preso... Panna. Io avrei preso quella lì che è... quella là col tartufo, dato che così non ci mettiamo però possiamo prendere i porcini. Pizza ai porcini. Ma oppure potresti mettere sfiziosa, stracchino, noce, pancetta, boscaiola, salsiccia, funghi, porcini. Ma sì, va bene questa, dai. Ok, boscaiola, 7 euro, pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi, porcini, scamorza e speck. Non si vede un cacchio. Non si vede un Kaiser. Si vede un cacchio. Impasto i 5 cereali, integrale o normale? Normale. Normale. Aggiungiamo qualcosa extra? Ci sono un sacco di scelte per gli extra. No, niente extra. Niente è extra. Già un mattoncino così. Andiamo. E poi ho paura. Ok, dobbiamo aggiungere un altro euro per ordinare. Prendiamo una coca. O vuoi prendere, vuoi provare delle patatine? No, prendi la coca. Una bibita, una Coca-Cola zero. Una Coca-Cola zero. Ok. Mi raccomando, raga. Allora, se... questo video vi piace e riusciamo a superare le visualizzazioni e i like, vi portiamo anche quello che piace di più a noi, la pizzeria migliore di Brindisi, che già l'abbiamo individuata, quindi rimanete online appena possibile, speriamo che rispettino la consegna. Ho paura. Ok, fatemi pagare. Ah, c'è ancora la vecchia carta. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, ciao! One eternity later. Allora, raga,
Io mi sono messo a letto perché sinceramente Sono e le recensioni erano giuste. sono le 9, dovevo arrivare 10 minuti fa e l'ordine è ancora in preparazione, cioè l'ordine è confermato, ecco, neanche in preparazione. Di che stiamo parlando? Vi aggiorneremo ovviamente sull'orario, sperando che almeno le recensioni negative sulle pizze, almeno quelle erano sbagliate, spero. Boh. Dicevano che era Comunque vomitevole. per i ritardi per ora abbiamo accumulato solo 10 minuti di ritardo, vediamo. Aspettiamo. Amore mio, sei bellissima, ti amo. Mua. Eccoci qua, tesori! La pizza è arrivata. Sto aggiustando i capelli, ovviamente. La pizza è arrivata. Non ce la siamo spoilerata, però. Secondo te è buona come inquadratura? La devo alzare un No, è po'. buono, è buono. L'unica Ok. Non ce la cosa siamo è che spoilerate. le recensioni avevano ragione. Perché l'orario previsto di consegna era alle 20:50, È arrivata alle alle 21 e 20, 50. alle 21 più o meno e 5 ci è arrivata la notifica che il rider era partito e sono le Speriamo che 21:35, la pizza quindi non sia. 45 minuti di ritardo. Allora, guardiamo sta pizza, Vediamo. va. Ta-da! Non è male, non ha un brutto aspetto. Com'è che era? Non mi ricordo più. Allora, funghi porcini, Speck speck e e salsiccia. sausizza. La boscaiola, mi sa. E Vediamo. sausizza. Dividi bene a metà, grazie. Beh, al taglio. Uno, due, tre, avanza. Al taglio non è male. L'odore è molto buono. L'aspetto è carino. In teoria, raga, questa dovrebbe essere. A peggiore Sì. dell'app a Sì. Brindisi. Ci stai mettendo 3 anni a tagliare. Hai fatto il tuo. Oh, che vuoi? Il servizio è quello che è, anche perché io sono sottopagato, Anche troppo pagato. eh. Come mi paghi? In sopportazioni, in pazienza. In querpi di mazza? Ma magari. No. Prendi Qual è la mia? una fetta e mangia. Madonna, Sì, ma qua hai raga. messo tutto lo speck. Questa è benzina. Madonna, come devo fare? Che ho fatto di male per meritarmi questo? Proprio, ti ha dato proprio male, eh. Fai un Tutta la parte più reclamo. grande con tutto il formaggio ce l'hai tu. Fai un reta. Ma chi ti ha detto che lo devi dividere così? Prendi le pizze che ti piacciono, le fette che ti piacciono di più. Questa Oppure fai un voglio. reclamo all'assistenza. Questa voglio. E vedi poi fra in 30-40 giorni lavorativi ti rispondiamo. Madonna, povera me, povera me. Ma raga, ma perché non ci ribelliamo a questa tirannia delle fidanzate? Queste. E quelle sono tue. Vedi? Perché tu Wow. ne hai? Ah no, 4, giusto. No, Maria, io esco. Sono già altro vogliono, no, a quanto pare no. Allora, ho appena assaggiato lo speck e sinceramente sa di copertone dell'auto. Ah, ecco. Quindi. Dovevamo provarlo insieme, Mi è però. capitato. Hai un problema sul fatto che Prova a dividere io l'aspetto. l'ho assaggiato prima? Con quali problemi? Chiudi la bocca e Elencameli, parla, per favore. elencameli. Lo speck sembra il copertone dell'auto, sinceramente. No, so di. Sì, so di gomma. Ha una Sa di plastica. consistenza plasticosa. No, non la consistenza dello speck, è il gusto che è un po' plasticoso. L'odore è molto buono perché si sente l'odore dei porcini, dei porcellini. Ma devo essere sincero, io la trovo buona. Comunque per me. La cosa che mi piace un po' meno, probabilmente dovuta al trasporto, è che la mozzarella ha iniziato un po' a rapprendersi. Sapete quando inizia a intiepidirsi la pizza? Sì, e sai cosa pure? Troppo sale? No, No. quando i porcellini, quando i porcini sono congelati. E poi Lasci nella l'acqua. pizza diventano viscidi e schifosi. Ma no, non è male però. No,
Mi piace. Ho assaggiato la salsiccia, è molto buona. E la cosa che mi piace è che non hanno, diciamo, fatto elemosina con la mozzarella. C'è un bel po' di formaggio. La passata non è acida. Raga, cioè, buona. Oggi è successa una cosa troppo divertente. Siamo usciti con una nostra amica. E poi sotto è ben cotta. Non è scusate, non è cruda, ma non è neanche come a volte succede, tipo bruciacchiatina, biscottatina. Proprio buona. Siamo usciti con un'amica nostra, siamo andati all'Ipercop di Brindisi. E mi ha detto, dai, ma quasi quasi ci prendiamo qualcosa al bar. Non l'avessimo mai fatto. Non lo so, forse avevamo la faccia di persone che erano appena scappate da San Vittore, non lo so, o qualcuno di quelli che vanno a spacciare droga a Quarto Giaro, non lo so che cosa è. Stavamo consumando la nostra consumazione. Arriva la polizia. Ho detto, no, visto, mi vuole arrestare. Parla bene e usa l'educazione, è chiaro? Scusa. Io sono il capo della polizia. E favorite documenti. Vabbè, io vediamo. Raga, non vi sto prendendo in giro, ma manco 5 minuti dopo, polizia municipale, allora. Favorite documenti, grazie, Green no, Pass. Era la polizia locale, non municipale. La polizia locale è la polizia municipale, amore mio. Ah, però avevano scritto nome. Polizia locale. Hanno cambiato nome, ma la sostanza è la stessa. Scusate, sono ignorante. Scusate. Perché poi ho detto a lei, passi in città e non ne trovi mezzo, poi tutti se ne vanno là. Amore! Tanto non pulisci tu la lavatrice. Chi carica, scarica, estende e stira? Io. Quando mai, che non sai manco accendere la lavatrice. Tu passi l'aspirapolvere, la fai a terra, ma la lavatrice non l'hai mai fatta. Comunque, non è vero. Te la carico e te la metto, tu devi fare il play. Comunque, non è vero. Quando è che hai messo la lavatrice? Qualche volta. Quando mai? Lo so fare, sai. Comunque, è stato divertente. Perché? Praticamente noi siamo andati all'Ipercop perché c'è giunti al punto, no? E avevo ordinato un libro, l'ultimo libro di Filippa Gregori che mi mancava, non avevo comprato, ed era arrivato. E allora siamo andati appunto da giunti per ritirarlo e prima ci siamo seduti al bar per bere un caffè, no? E io ero lì tipo... che a un certo punto, e stavo ovviamente super emozionata di andare a ritirare il mio libro, e a un certo punto dico, andiamo a ritirare il mio libro, e questi, no dai che se ci alziamo poi dobbiamo per risederci dobbiamo consumare, arriva la polizia. Da veri e propri tirti scoppiati. Arriva la polizia a chiedere i documenti, e lui giustamente fa, ma perché siamo seduti, ma vabbè, abbiamo i documenti, così ci controllano, ce li ridanno e basta. E io ho detto, ve l'avevo detto che dovevamo andare ve a l'avevo detto di non saltare sul letto, ve l'avevo detto io di andare a prendere il mio libro, perché se ci fossimo alzati quando io ho detto andiamo a prendere il mio libro non sarebbero arrivati. Ok, parliamo così, a un certo punto faccio, dai ora andiamo a prendere il mio libro, tempo neanche un minuto dopo arriva la polizia locale. Carine. Che rottura di tacchio. Ma perché mi ascoltate? E ci hanno richiesto i documenti, stavolta pure il Green Pass. Quindi. È bello. E che poi ci siamo alzati. Ci siamo incamminati per la libreria. Questi comunque sono i funghi dell'Eurospinaco. Può essere. Quelli congelati, sì. Ci siamo incamminati per la libreria. E un signore ha fermato Luigi, fa, ho detto, mamma, pure questo che cosa vuole? E poi fa a Claudia, me, venite, venite. E noi tipo, oddio, ci deve... Dai, ci non, deve... Pre-
No, ma poi ho fatto ridere, dai, non prendetevi paura. Non prendetevi paura, no? E io tipo ero lì che non sapevo se andare perché ho detto, questo che cosa vuole? Vuole venderci qualcosa? Ehi, compare. No, no, no. Vuoi comprare una meridiana? Un maniaco. Non lo so, no. Arriviamo e fa, avete fatto bene ad andarvene perché ora stava per arrivare pure la finanza. Questo ci ha spiato tutto il tempo che eravamo al mare e ha visto che i poliziotti sono arrivati due volte per perquisirci. No, com'è che si può dire per fare il controllo? Come si fa? Sì, perquisiscimi tutta. Per fare il controllo dei documenti. Controllo, no. Cioè, ma poi c'è, uno sta seduto, ma non avevamo neanche preso alcolici. Lui un tè freddo, io un San Biter e Claudio un caffè. Cioè, non è che stavamo consumando alcolici. Dovevano far avevamo vedere. La birra e hanno detto, questi saranno maggiorenni, che poi si vede che siamo maggiorenni. Però... Dovevano far vedere che non ho lavorato, no? Scherzo, abbiamo le facce rosche, non lo so. Scherzo, ovviamente, però... Ha fatto troppo ridere. Però diciamo, c'è sempre questo fatto che a Brindisi giri per la città e trovi macchine in seconda, terza fila, trovi macchine parcheggiate sui marciapiedi, ad esempio una qua di fronte che è veramente fastidiosissima. Che per posteggiare è stato un bordello. Sì, a furia di Madonne, Gesù Cristi, Santi, che più ne ha più ne metta, abbiamo dovuto parcheggiare con molta difficoltà. Per fortuna che stavo trovi sti casini assurdi per tutta la città e non trovi un cavolo di vigile. Poi invece vai all'Ipercop e trovi vigili, finanza, carabinieri, polizia. Minchia, questi sono, mi sa, le forze dell'ordine che mi stanno mandando una macumba. E niente, raga, questa è la giornata. Coca con la cannuccia in ferro. Buona. Faremo il titolo di questo, di questa challenge mukbang. Ho rischiato di morire. Ho rischiato di essere arrestato e poi di morire. No, mi raccomando. Che poi c'è da dire... che i poliziotti sono stati antipatici, nel senso che documenti se ne sono andati, se li sono portati via, hanno registrato e tutto. Mentre quelli della polizia locale sono stati simpatici perché ha visto la data. Ah no, perché poi lui fa, ma come? Ma i vostri colleghi sono appena passati? E loro hanno fatto, sì, abbiamo visto, però dai, ridateceli, il green pass e tutte queste robe, vabbè. Vabbè, sì, che vabbè, poi vabbè. La poliziotta non era neanche male, se dovevo. No, no, erano entrambe due coppie, un poliziotto e una poliziotta. Mi stava venendo da dire, arrestatemi, sì. E fatto sta che il poliziotto che stava registrando i dati delle nostre carte d'identità, stavo dicendo delle carte di credito, vabbè, è sera, ha detto, ah, cavolo, tra poco il tuo compleanno. E lui fa, sì, dai, fatemi un regalo, però magari non una multa. Lui fa, no, no, prima c'è il mio, il 22, ha detto, non lo vedo in genere. No, è stato simpatico. Quelli della polizia locale, quelli della polizia, no. Sì, perché diciamo la verità, cioè, la polizia, c'hai paura un po' quando c'è il fumo, anche dei carabinieri, ma della polizia municipale. Ecco. Non sono stati antipotici. Ma non ho che scherzato, niente. Proprio. Bevi di mangiare che ancora sei niente, come al solito. Mi raccomando, raga. Comunque il libro l'ho recuperato alla fine. Come ho detto prima, mettete mi piace. Commentate il video perché è importantissimissimissimissimissimo per noi che voi commentiate e mettete like. Condividete il video anche con amici, parenti, cugini, nipoti, zii, sposi, amanti di primo grado, di secondo grado e terzo grado. Perché se vediamo che avete apprezzato questo video, faremo il video con la migliore pizzeria di Brindisi. Se questo video supera i 60 like, uscirà quello con la pizzeria migliore di Brindisi. Beh, le prerogative di questa pizzeria, che doveva essere la peggiore di Brindisi, no, secondo appunto le recensioni di Just Eat. A me sta piacendo. Non è stata male. L'unica cosa che non... I porcini sono molto saporiti pure. Sì, molto saporiti, ma sono...
hanno una consistenza tipo slime schifidol. Però vabbè. Comunque, buona. Il titolo sarà veramente Challenge Mukbang. Proviamo la pizzeria peggiore. Ordiniamo dalla pizzeria peggiore di Brindisi. Punto punto punto. L'uvai già rischiato di morire. È soffocato. Comunque io ho una bocca che sembra un forno. Confermo. No, nel senso che faccio dei bocconi assurdi. Confermo. Sembra una scaricatrice di porto. Mi dispiace, non voglio essere maleducata. Beh, quindi piaciuta pizza? Io darei un buon 9. 8 per il ritardo, perché il ritardo ha causato tipo la solidificazione della mozzarella. La solidificazione 8. Della mozzarella è un processo naturale, scientifico. Sembravi tipo stavi facendo una lezione di Super Quark. La solidificazione della mozzarella. A me non è dispiaciuta. L'impasto è molto buono. Sì, riordineremmo molto volentieri da l'impasto qui. È molto buono. L'unica cosa davvero c'è il ritardo. 45 minuti di ritardo, no. Piuttosto tieni i tempi più lunghi, ma non è ammissibile, ragazzi. Non è ammissibile. Vabbè, cavolo. Possiamo salutare se vuoi. Questa me la devo finire con sì, calma. Sì, 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 sì. Va bene, ragazzi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, fa niente lo stesso. Però dai, ragazzi, superiamo i 60 like e faremo uscire il video sulla pizzeria migliore di Brindisi. Ovviamente secondo appunto le recensioni gestite. Se siete arrivati fino a qua, commentate con un emoji. Vediamo. Con l'urlo di Munk. Hashtag arrestate Sodo, urlo di Munk. Così. Va bene, ragazzi belli. Mi raccomando, un bacione grande. Ciao ciao.